Giovanni, no! Accidenti! Non fate così, ragazze! Non è possibile! Si tratta solo di un compito! Sì, ma un compito a sorpresa! Anzi, a tradimento! Ma queste sono cose che dovreste aver studiato già da tempo, ragazze! Con questa scusa voi professori ci riempite sempre di compiti! Già, come se avessimo soltanto la sua materia da dover studiare! Comunque, domani ci sarà il compito! Quindi vi consiglio di ripassare bene la lezione! Non ce la farò mai per domani! A chi lo dici? Io devo ripassare tutto! E io? Domani ho anche la prova di iridologia! Che cos'è questo rumore? Ma... Bloom! Che c'è? Cosa? Ehi, smettetela! Potrei conoscere anch'io il motivo di tanta ilarità. Qualcuno ha scambiato il banco per un letto. Signorina Bloom, seguimi in presidenza. Mi dispiace, il fatto è che io non ho dormito molto questa notte. Ah, visto? La ragazza fa le ore piccole e al mattino si addormenta sul banco. Ho sentito di nuovo quella voce che mi chiamava, capita sempre più spesso, mi chiama nel cuore della notte e io non riesco più a dormire, come... Ma che storia fantastica! Adesso cerca di calmarti, Bloom. Vai in camera tua e riposa. Ma signora... Convoca subito il consiglio d'istituto. È giunto il momento di consegnare a Bloom un altro frammento del suo passato. Oh, dove l'ho messo? Mi sembrava che fosse qui. Oh no, oppure lì. Eppure... Ah, forse... Forse l'ho messo là. Ecco, sì. Oh. Professore! Professore! Dov'è finito? Ma questo è il compito di domani! Proviamo così e speriamo bene. Fumo avvolgente dalle mie dita, in linfa fluente riporta la vita! Beh, veramente non mi pare molto vitale tutto questo fumo. Ah, è inutile, non ha funzionato nemmeno questa volta. Ma che bella fata dei fiori! Non riesci nemmeno a trasformare una zucca in mirta. Andiamoci piano, io non faccio magie. Ah no? Oh, era solo un modo di dire? Kiko, sta lontano da quella zucca, chiaro? Ah, non temere, Tecna. Mirta sa difendersi da sola. Siete qui! Stavo cercando di ridare a Mirta la sua forma umana. L'incantesimo di Icy è stato molto potente. Fate una pausa adesso. Guardate, ho qualcosa da mostrarvi. Le risposte del compito di domani. Cosa? Dopo il fallimento del mio esame con Palladium, non posso sbagliare questo compito. Quella busta potrebbe non essere arrivata qui per caso. Non pensarci nemmeno, Stella. Conoscere in anticipo le risposte del compito significa imbrogliare. È vero, ma mi aiuterebbe molto a rialzare la mia media. Un bel voto preso in questo modo non ti darebbe nessuna soddisfazione. Chi l'ha detto? Se non lo provi, non lo puoi sapere con certezza. Sarebbe stato meglio se non avessi raccolto quella busta. La tentazione di aprirla è davvero irresistibile. Dobbiamo decidere. Che cosa ne facciamo di questa busta? Ehi, mi è venuta un'idea. Potremmo leggere le risposte e poi passarle al resto della classe. Che ne dite? Sì, così quando si saprà in giro finiremo tutte nei guai. E allora tu che cosa proponi?
Dimentica quella busta e comincia a studiare. Più che studiare, mi farei volentieri un bel riposino. Qualcuno ti ha preso in parola, Musa. Bloom sta recuperando il sonno perso stanotte. Bloom! Vieni, Bloom! Chi sei? Dove sei? Vieni da me, Bloom! Bloom! Sto arrivando! Ma dove sei? Bloom! Bloom! Signora! Bloom, la direttrice vuole vederti. Subito! Cosa sarà successo? Non ho mai visto Griselda così seria. Avrà sicuramente saputo della busta. Oh. Già. Permesso? Ah, Bloom. Siediti, Bloom. Si è appena conclusa una riunione straordinaria del Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti? Ma io la busta non l'ho nemmeno aperta! Quale busta? Busta? Ho detto busta! Ma ti senti bene, Bloom? Ah, sì, sono solo un po' stanca. Di cosa voleva parlarmi? Ecco, Bloom, è tempo che tu conosca parte del tuo passato. La voce che senti ogni notte è quella di Daphne, una delle mitiche ninfe di Magix. Sì, Daphne. Era la guardiana del fuoco del drago. La forza da cui ebbe origine la dimensione magica. Secondo la leggenda, la ninfa viveva in fondo al lago di Roccaluce. Ti accompagnerò. Wow! In una visione speciale. Seguimi e saprai. Daphne abitava qui. Andiamo. Non temere, coraggio, ora prosegui da sola. Adesso sarà meglio che tu vada davvero a riposarti. È stata un'esperienza dura per entrambe. Ma io ho bisogno di sapere. Ora conosci qualcosa in più sul tuo conto. Però il senso di quanto hai visto lo dovrai trovare da sola. Sei stata espulsa? Come hanno saputo della lettera? Ci cacceranno tutte quante da Alfea! Hanno annullato il compito di domani? State calme, non sanno niente della busta. Niente? Ma allora, si può sapere che cosa volevano da te? Faragonda aveva ancora qualcosa da dirmi per l'episodio di stamattina. Esagerati. In fondo ti sei solo addormentata durante la lezione. Già, ma adesso abbiamo un altro problema. Che ne facciamo della busta? Non riesco a combinare niente. Continuo a pensare a Daphne e a Brandon. Dopo la nostra avventura a Torre Nuvola non mi ha più chiamata. Io lo credevo diverso. Cosa? Ah.
Dovrei dargli un'altra possibilità. Dovrei chiamarlo io. Esercitazione! Vi state mettendo troppo impegno, andate a cambiarvi adesso. Vi voglio tutti interi per il saggio scolastico. Muovetevi! Sono proprio una povera illusa. Brandon non ha tempo per pensare a me e nemmeno per rispondere alle mie telefonate. Mai che tu mi dia un buon consiglio. Fermi! C'è un simbolo minaccioso su quella porta. Quel simbolo significa cucine. Finora non abbiamo incontrato nessuno. Nasconderemo le soluzioni del compito nella dispensa. Se durante la notte qualcuna di noi non riuscisse a resistere alla tentazione di sbirciare, potrà farlo senza che nessuno lo sappia. E se una di noi, per caso, prenderà un voto più alto delle altre, non le verrà fatta nessuna domanda. Alla coscienza di ognuna l'ardua decisione. Sì, ben detto. Ho sempre immaginato le fate come creature di puro spirito, però vedendo tutto questo cibo. Non distraetevi, abbiamo una missione. Quale potrebbe essere il posto migliore per nascondere la busta? Non saprei, magari fra il cibo. E se domani Mastro Sfoglia la trovasse per caso mentre prepara la colazione? Oh. Ehi, il cesto delle rape, tanto non piacciono a nessuno. Parla per te. Le rape sono buonissime. Ma non ce le serviranno a colazione. E per l'ora di pranzo la busta tornerà nelle mani del professor Whiskitz. A meno che la nostra amica delle rape non le richieda espressamente. Uffa. Vabbè, io non resisto. Oh,
Dovreste vedervi. Ecco fatto. Resterà qui fino a domani, quando la ridaremo a Whisgit. Non sono stata capace nemmeno di barare. Però confesso, un pochino ho studiato. Ma che vuoi farci? Noi siamo troppo oneste. Notte. A domani. Bloom, se tu sei qui, allora chi è quella che sta dormendo nel tuo letto? Non ce la faccio, non ho il coraggio di entrare. No, oh, ma sentitela. Lo sappiamo tutte che sei una secchiona. È vero, ho studiato. Ma io ho sempre odiato i compiti a sorpresa. Comunque quella che si lamenta, piange e poi alla fine prende sempre dei bei voti sei tu, Flora. Oh. Ragazze, siamo già in ritardo. È arrivato il momento di entrare in classe. Ben, perché ti sei fermata? Guardate! Ma che cosa è successo? Non ne ho idea, però così la classe è molto più divertente, credetemi! Bella giornata! Salve, salve! Molto bene, ragazze, è andato tutto secondo il programma! Ma professore, questo che cosa significa? Sì, infatti! Siediti, Amar! Ogni cosa a suo tempo! Professor Whisgit, ecco, noi ieri abbiamo trovato questa busta e ci sembrava che l'avesse persa lei. Oh, grazie, in effetti è mia. E ora vorrei aprirla davanti a voi. Che cosa? Aprirla davanti a noi? Che vi prende? È solamente una busta? Perché tanto timore? Qui sta succedendo qualcosa di strano. Davvero non capisco il motivo di tanta agitazione. Oh, oh, oh. Ora che abbiamo terminato il compito in classe, possiamo andare avanti con la lezione. Cosa? Era questo il compito? Pensavo fosse chiaro. Tutte voi avete trovato una delle mie buste nei pressi delle vostre camerate. E tutti avrete creduto contenessero le soluzioni del compito. Beh, i risultati li vedete. Siete assolutamente in grado di giudicare da sole se avete passato la prova? Oppure no? Chi non ha resistito alla curiosità e ha aperto la busta ne porta addosso i segni indelebili. Sono contento di voi, vi meritate il massimo dei voti. Ce l'ho fatta, ho passato il compito, grazie! Oh, 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 oh. Bene, ragazze, avrete capito che il vostro cammino per diventare fate è ancora lungo. Ma avrete il tempo e il modo di imparare le indispensabili regole della chiarezza e dell'onestà, resistendo a qualsiasi tentazione o scorciatoia. Essere fate è un ruolo di grande, grande responsabilità. E quindi io voglio dirvi che... Ragazze! Un attimo di attenzione, per favore. Domani si terrà una riunione nell'aula magna per discutere del seguente ordine del giorno. Il colloquio... con i genitori. È tutto. Oh. Oh. Oh, accidenti! I miei genitori? No, qui ad Alfea! Ho sempre odiato i colloqui con i professori.